La società romana si presenta, soprattutto in età arcaica, come una struttura sociale aristocratica e chiusa. Perché? In primo luogo, tale struttura è fondata sull'importanza dei privilegi riservati a una sola classe sociale, i patrizi. Solo costoro potevano partecipare al governo dello Stato. In secondo luogo, tale società si fonda sul principio dell'esclusione. I plebei erano fortemente isolati dai patrizi, per esempio non potevano sposare persone appartenenti al ceto dei patrizi, né frequentare i templi ad essi riservati. In terzo luogo, è basata sull'istituzione della clientela, un rapporto vincolante tra patrono e cliente. La protezione di un potente è necessaria non solo per ragioni economiche, trovare lavoro, ma soprattutto per essere riconosciuti nell'ambito della comunità dal punto di vista giuridico, per esempio nella difesa in tribunale. Infine, quella romana è una società profondamente maschilista, per cui la donna doveva essere casta, domisseda e lanifica, cioè, tradotto in italiano, doveva essere fedele al marito, stare in casa, domisseda, e tessere la lana, lanifica. La donna era totalmente esclusa dalla vita pubblica e politica.